Il palazzo della provincia di Napoli si è acceso di blu. Come la Camera dei Deputati ed altre istituzioni in Italia, anche l'amministrazione di Piazza Matteotti ha aderito alla 7ª giornata per la consapevolezza sull'autismo, celebrata in tutto il mondo il 2 aprile, ed ha illuminato di blu la facciata della propria sede principale. L'iniziativa è stata presentata nella sede della Web TV di Piazza Matteotti. I dati sul fenomeno sono allarmanti. I casi sono in crescita esponenziale. Nel mondo l'autismo incide più di tumore, diabete e AIDS messi insieme. A fronte di ciò, la risposta che le famiglie ricevono è inadeguata. Siamo qui per denunciare la insostenibile situazione relativa a questa malattia, la quale è completamente abbandonata. Noi sappiamo di progressi incredibili sviluppati nelle conoscenze su questa malattia nelle altre nazioni, mentre da noi qui si dorme tranquillamente e si continuano a fare delle prescrizioni ormai vetuste, cioè roba che si faceva già 40 anni fa. Le istituzioni sono fondamentali per noi perché possono dare un enorme sostegno, in quanto abbiamo delle necessità, abbiamo bisogno di incontrarci noi genitori, di scambiarci le informazioni, le idee, tutto ciò che viene sviluppato negli altri paesi. Oggi in Italia trova grandissime difficoltà di essere diffuso, quindi abbiamo bisogno di locali in cui può avere la possibilità di vederci, abbiamo bisogno di locali in cui possiamo controllare quello che viene fatto sui nostri figli e principalmente abbiamo bisogno di referenti che possano valutare esattamente se ci sono progressi o non ci sono e cambiare se non ci sono. Partiamo da una grossa problematica come quella dell'autismo, che è una delle malattie meno conosciute forse a livello anche di sanità. La prima proposta penso che sia quella di aprire uno sportello presso le ASL che possano ascoltare queste problematiche e avere una corsia preferenziale. In più, la provincia ha annunciato l'intenzione di destinare un bene confiscato alla Camorra alle famiglie di chi soffre di questa patologia. C'è un'idea un po' provocatoria di prendere una proprietà confiscata alla Camorra e di darla ad una delle associazioni, poi vedremo come, la più meritevole, quella che si è spesa di più, e per poter fare una casa famiglia, perché poi nel momento in cui i familiari, i genitori vengono meno, non sanno questi figli dove finiranno. Quando diventa adulta è forte infatti il rischio che la persona autistica scompaia e diventi un fantasma per la società, che non fornisce tutele ed assistenza adeguate. L'illuminazione della nostra sede, ha affermato il presidente della provincia Antonio Pentangelo, è diventato un momento emblematico da affiancare a quelle che mi auguro possano essere iniziative più concrete. Sono intervenuti alla presentazione inoltre la consigliera Serena Albano ed il presidente del Consiglio provinciale Luigi Rispoli, che ha sottolineato che l'iniziativa si inserisce anche in un contesto di politiche che la provincia in questi anni ha portato avanti rispetto ad alcune problematiche che rappresentano un vero e proprio allarme sociale.